forte, io li posso comandare e sono al mio servizio. Ha! Ha! È bellissimo, unicorno, vieni da me. Voilà! Lui, ma cosa fai? Ah, Sofì, lasciami giocare. Mi sto divertendo con i miei amici gonfiabili. Te li presento. Lui è Unicorneri e l'altro invece è Paperì. Ehi, ma stai per cadere! Lui, tutto ok? Non posso cadere perché ho l'equilibrio massimo, super sviluppato. Sono un vero e proprio ninja. Hada! Sì, lui, chiacchiere, chiacchiere. Adesso però basta. Show, show. E lasciami la piscina perché tu l'hai avuta per un bel po' e adesso è tutta mia. Oh no, 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 ma che stai dicendo? Sì, lui, adesso tocca a me rilassarmi. Mi metterò nel mio unicorno e dormirò. Buonanotte. No, 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 aspetta, perché prima di tutto Ciao a tutti. Lui, e lei, Sofì. E insieme siamo in me contro te. Ci troviamo nel nostro fortino super segreto per scappare al Signoresse, di cui ovviamente non c'è traccia, perché l'abbiamo seminato, siamo fuggiti. E per lui adesso è praticamente impossibile trovarci, perché questo fortino è segreto. Questa casa è in mezzo ai boschi e lui non ci potrà mai trovare. Il Signoresse sperava di acciuffarci prima del nostro secondo film. Me contro te, il film, e il mister della scuola incantata, che tra pochissimissimo sarà al cinema. Infatti dal 18 agosto sarà in tutti i cinema Italia e noi insieme a tutto il team Trote andremo a vederlo. Ma per sua sfortuna noi siamo scappati di casa e ci siamo rifugiati in questo posto meraviglioso. E ora, grazie a questi gonfiabili, ci possiamo divertire e godere un'estate in puro relax. Tu hai già giocato e ti sei divertito, adesso tocca a me rilassarmi. Quindi, come ti dicevo prima, sciuscio, lasciami in pace. No, 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 Sofì, ma la piscina è anche mia. Vuoi avere una piscina? Aspetta, so io cosa fa al caso nostro. Ma adesso dove sta andando? Sofì! Guarda qui cosa abbiamo, il materassino e la piscinetta me contro te. Con Sofì, lui, Kira e Ray la scritta me contro te. Sì, sono bellissimi. La piscinetta è davvero carinissima, è alta 3 tacche. E noi adesso la riempiremo d'acqua. In questo modo. Sì, ma continuo a non capire, cosa vuoi fare? Aspetta, ci sono quasi. Ma non puoi mica riempire una piscina con l'acqua della piscina. Ecco qua, ho messo un bel po' d'acqua. Ma veramente ne hai messa pochissima, praticamente neanche ce n'è una goccia. Qualche goccia c'è. Adesso è pronto e tu ti puoi rilassare. Ehi, 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 frena mia cara. Cosa hai intenzione di fare? Cosa vuol dire questa cosa della piscinetta? Cioè, hai preso la nostra piscina, gli hai messo letteralmente 2 gocce d'acqua, guarda qua. E questa me la chiami una piscina piena d'acqua? E io mi dovrei fare il bagno qui dentro. Ma non ci penso neanche. Qui abbiamo una piscina gigantesca a nostra disposizione. Io mi faccio il bagno lì. Mica qui. Se vuoi questa te la lascio per divertirti, fai tu il bagnetto qui dentro. Intanto sei proprio uno stupido, perché tu cosa hai fatto? Hai svuotato la piscina che ti avevo preparato e io non te la riempio mica più. E poi stavo pensando che se ci rilassiamo entrambi, nessuno si occuperà di vedere se il Signoresse arriva oppure no. Ti sei dimenticato che potrebbe arrivare da un momento all'altro? Ok che siamo in questo posto molto isolato, ma ti ricordo che il Signoresse è un genio del male e potrebbe trovarci. Quindi tu devi stare lì su, sulla torre di controllo, e controllare col binocolo che non ci sia nessun Signoresse nei paraggi, mentre io mi rilasso in piscina. Dopodiché, quando io finirò, faremo lo stesso al contrario, cioè tu ti rilasserai e io salirò su in torre. Ah, uffa ragazzi, mi ero dimenticato che dobbiamo alternarci per guardare se arriva il Signoresse. Già, perché qui in questa casa abbiamo una torre di controllo fatta apposta per poter sorvegliare e guardare in lontananza se arriva il Signoresse o qualche suo scagnozzo. Quindi, cara carciofina, divertiti pure, io salgo su a controllare. Mi raccomando, stai molto attento, sono nelle tue mani. Io ora mi metto qui in uno dei gonfiabili e mi godo il mio meritato relax. Ma quale scelgo? Sono veramente indecisa. Potrei prendere il nostro materassino, oppure potrei prendere il materassino a forma di anguria, oppure ancora potrei scegliere l'unicorno. No, 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 ma l'unicorno è mio. Potrei scegliere l'unicorno perché è anche mio, oppure Paperì, non saprei. E anche Paperì è mio. Faccio la conta. No. Esci tu. Lui esce. Esci tu. Esce Paperì e prendo unicorno. Quindi prendiamo unicorno, lo mettiamo qui e lo userò come sdraio per prendere il sole. Gli occhiali da sole già ce li ho ed è tutto perfetto. Mi sdraio. E tu, lui, perché sei ancora qui? Dai, vai su. Sì, ok, ok, stavo andando. Salgo, ragazzi. Mi raccomando, controlla bene. Bye bye. Eccoci qua.
Da qui c'è veramente una vista incredibile. Si vede tutto il paesaggio. E questa è la nostra torre di controllo, dove dovrò stare per un bel po'. Ovviamente abbiamo tutta l'attrezzatura necessaria per passare il tempo qui sopra. Come vedete c'è il fucile d'acqua. Ovviamente questo è fondamentale. Potrebbe servire per dare l'allarme in caso arrivi il signoresse. Aiuto, da via, arriva il signoresse, ah! Oppure magari per fare qualche scherzetto. Da qui posso spruzzare a tutti perché sono altissimo, sono nella torre. E poi qui cosa c'è? Wow, dei racchettoni. È una pallina. Sofì sicuramente non vorrebbe che facessi questo. Immagino che per ora stia pensando: lui, mi raccomando, controlla per bene che non arrivi il signoresse. Devi sorvegliare tutta la casa. Ma quale signoresse? Ma come fa ad arrivare qui il signoresse? Non c'è proprio modo, è impossibile. Lui ancora pensa che siamo nella nostra vecchia casa dalla quale siamo scappati. Quindi qui del signoresse non c'è nemmeno l'ombra. E proprio per questo alla fine potrei rilassarmi. Tanto non verrà mai. Gioco un po'. Guardate, sono bravissimo. È davvero super divertente. In questo modo almeno il tempo passerà molto in fretta. In questo modo, appena finirò di giocare con la pallina, potrò poi andare a fare il bagno. Sarà bellissimo. Guardate cosa faccio. Oh no, la pallina, dov'è finita? Pallina, non devi scappare, ok? Vediamo quanti pallizzi riesco a fare. Riesco a contare fino a 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, che il mio relax abbia inizio. Cappellino per proteggere la testa dal sole. E poi protezione solare per proteggere la pelle dal sole. Dovete sapere che è molto importante proteggere la pelle dai raggi UV, perché in questo modo si potranno prevenire le ustioni. Ne mettiamo tanta anche in faccia. Oh yes. In questo modo anche nelle braccia, nella schiena. Ops. Non ci arrivo molto bene. E tu, unicorno, che sei molto bianco, per proteggere la tua carnagione, vuoi un po' di protezione solare? Ok, te ne metto un po' in viso, venite con me. Ok. Sotto gli occhi. Hai una testa veramente gigante. Ah, sì, dimenticavo, proteggiamo anche il corno. Sai, mai si scotta. Ora sì che ci siamo. Siamo entrambi pronti per il sole. Chiudiamo tutto e mettiamoci comodi. Spostiamo l'unicorno, lo mettiamo qui. E mi metto comoda. Al momento non voglio farmi il bagno perché non sento ancora tutto questo caldo. Voglio prima rilassarmi un po' e godermi il venticello. E dopodiché farò il bagno. Però intanto mi preparo, mi metto qui e sto bella comoda. Ah, potrei addormentarmi. Tanto posso stare più che tranquilla perché lui starà controllando dalla torre di controllo e si starà assicurando che non ci sia nessun signoresse in giro. A dopo ragazzi, io mi godo il mio relax. Ciao! Sofì! Ma queste sono le urla di Sofì! Devo correre da lei! Andiamo, cavolo, ragazzi! Perché sta urlando? Che cosa è successo? Lui, questa me la paghi! Guarda il mio cappello! Ho rischiato di affogare! Sofì, ma che cavolo hai combinato? Certo, certo, fai le messe in scena, lui! Ma che scherzi sono? Ho rischiato di morire! Non scherzi, ma di che cavolo stai parlando? Io stavo dormendo, lui! Stavo dormendo, lo capisci o no? E tu cosa hai fatto? Mi hai fatto cadere in acqua mentre dormivo, ho rischiato l'annegamento! Meno male che sono molto pronta e mi sono saputa riprendere. Perché se non ci riuscivo, che succedeva? Annegavo? Ci sono scherzi e scherzi, ma questo ha superato ogni limite, lui, io te lo dico! Non mi parlare più, lui! Io non voglio più parlare con te! Guarda Sofì, sinceramente sei molto buffa così tutta bagnata col capellino bagnato. Ma io non ho la più pallida idea di cosa tu abbia combinato e di che scherzo stai parlando. Io ero su che giocavo con le racchette e stavo contando quante volte palleggiavo la pallina. Ah certo, stavi pure giocando. Anziché stare lì su come ti avevo detto io nella torre di controllo per vedere se arrivava il signoresse, tu cosa facevi? Giocavi. E poi sempre per gioco hai pensato: facciamo uno scherzo a Sofì per l'unica volta che si sta rilassando. Sei uscito fuori e fregandotene del fatto che stavo dormendo mi hai buttato in acqua. Complimenti, molto bravo.
Ottimo, eh? Io con te non ci parlo più. Ragazzi, voi mi sapete dire cosa cavolo è successo e perché Sofia è tanto arrabbiata con me? Cioè, io non la stavo neanche guardando, fa tutto da sola e se la prende con me. Dice che è colpa mia se lei è caduta in piscina. Guarda, cara carciofina, che se tu sei sbadata e che cadi anche quando stai ferma e dormi, non è mica colpa mia. Senti, lui, devi smetterla, perché io sono arrabbiata a morte con te. Tu mi hai buttato in acqua e ora, siccome hai capito che hai sbagliato e hai fatto una cosa che non dovevi, molto pericolosa, fingi di non sia successo niente, fingi che tu non c'entri. Lui, guarda che lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto io e l'ha visto il team Trote, quindi smettila, grazie. Guarda Sofì, se vuoi ti do una mano ad uscire e ti spiego con calma tutto quello che è successo, anzi quello che non è successo, perché io non ho fatto proprio niente. Lui, piantala, vai via, voglio stare un po' sola. Dai, senza scherzi. Ti do una mano, ti aiuto, vieni qua. Cos'è, un altro scherzo? Ti do la mano e mi ributti in piscina? Oh, no, non è solo scherzo. No, lui, non parlo più con te, siamo litigati. Se vuoi ti aiuto a salire sopra qui l'anguria. No, tu mi aiuti soltanto a scendere dalle ciambelle e dall'anguria. Tu mi aiuti a cadere in acqua, non a risalire e a divertirmi. Sofì, io te lo posso assicurare, posso fare giurè in giurello che non c'entro nulla con tutta questa storia, con la tua caduta. Sì, è vero, gli altri anni mi sono divertito a spingerti in acqua. Una volta ti ho buttato in acqua con tutta la sdraio ed è stato molto divertente. Ma questa volta non ho idea di cosa sia successo. E soprattutto, se l'avessi visto, starei ridendo come un matto. Immaginate la scena di Sofì che rotola dal materassino e cade in acqua. Sarebbe stato bellissimo, ma come ho fatto a perdermelo, cavolo? Certo, anziché preoccuparsi per me, che ancora mi faccio fatica a respirare, lui si preoccupa che non ha visto la scena. Che stupido che è lui. Ragazzi, io vi posso dimostrare che sono innocente, ve lo posso assicurare. Solo che non so come farvelo vedere. Cioè, nel senso, io ero di lì che giocavo con racchettone, l'avete visto tutti. E non c'entro nulla con questa caduta. E ci vorrebbe un modo per far vedere che io non c'ero. Un modo, quale potrebbe essere? Idea! Potremmo guardare le telecamere di sicurezza! Hai capito, carciofina? Se guardiamo le telecamere di sicurezza, ti posso dimostrare che sei stato tu! Che tu sei arrivato e che mi hai buttato in acqua! Lui, ma cosa vuoi farmi vedere? Mi arrabbierei ancora di più! No, 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 ma grazie alle telecamere di sicurezza ti posso dimostrare che io non c'entrerò nulla! Che io proprio ero innocente al 100%! Lui, siamo soltanto noi due in questa casa, se non sei stato tu, chi è stato? Vuoi soltanto far vedere le telecamere al team Trote per ridere di me? Per far vedere il momento in cui sono caduta? No, no, ma che dici? Ma non c'entra niente il momento in cui sei caduta! Io voglio soltanto scoprire la verità. Cioè, se sei caduta da sola, oppure magari ti ha spinto qualcuno. Staremo a vedere, sì sì sì, come no. Intanto, siamo litigati, io con te non ci parlo più. Ok. Tra la chitarra, musica, battaglia, scendi dalle scale e faccia di maiale. Ma hai fatto la linguaccia alla fine? No, ma Sofia, ma smettila, ti dico che l'ho usato io. E guarda che la linguaccia te la faccio io a te. Non mi hai fatto niente, faccio di serpente. Ma dove l'hai imparata queste filastrocche? Vai via. Ok ragazzi, non c'è altra soluzione. Faremo vedere a Sofì che io non c'entro nulla, che sono innocente. E soprattutto scopriremo la verità su questo accaduto, grazie alle videocamere di sorveglianza. Quindi mi raccomando, non vi perdete il video di domani, perché scopriremo tutta la verità. E ora cliccate qui per vedere il video di ieri, mentre qui per vedere un'altra avventura divertentissima. Noi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani. Saluta Sofì. Parole. Vabbè. Ciao.